Ogni giorno si deve stare lì, dietro ad uno schermo, a sforzarmi di leggere il labiale dei professori, poiché hanno sospeso il servizio di assistenza alla comunicazione. Quegli audio che mi spezzano il cuore, che mi fanno sentire esclusa dal resto della classe. Eppure anche noi siamo cittadini e abbiamo il diritto di sapere quanto vuoi. Che tristezza. Non mollerò mai perché so che farò valere i miei diritti. Lei si chiama Noemi, ha 17 anni e viene da Catania. È sorda dalla nascita e quotidianamente segue le lezioni online per studiare, ma purtroppo senza poter comprendere nulla perché non è ancora prevista l'assistenza alla comunicazione in lingua dei segni italiana. Mi chiamo Noemi Magro, ho 17 anni e vivo a Catania. Sappiamo bene quello che sta succedendo nel nostro paese in questo periodo. Ogni mattina mi alzo con il pensiero delle lezioni online, un peso enorme per me, poiché hanno sospeso il servizio di assistenza alla comunicazione. Ogni giorno si deve stare lì, dietro ad uno schermo, a sforzarmi di leggere il labiale dei professori, che viene interrotto costantemente a causa della scarsa connessione. E quindi, di conseguenza, perdo anche il filo della lezione. Scarabocchio e diario, in attesa che il tempo passi in fretta. D'altronde è questo che faccio a scuola, dato che l'assistenza alla comunicazione non è a tempo pieno. Per poi vedere in chat gli audio vocali. Quegli audio che mi spezzano il cuore, che mi fanno sentire esclusa dal resto della classe. Ogni mattina, dalle 8:20 alle 13:20, comincio a rimboccarmi le maniche, pronta a lottare per avere un po' di rispetto nei confronti di me stessa, per avere maggiore accessibilità. Perché dico sempre che l'accessibilità non è un'opzione, ma un diritto. Com'è possibile che ci dobbiamo muovere noi, che dobbiamo sudare per avere cosa alla fine? Solo i nostri diritti? Dovrebbero essere già inclusi. La maggior parte delle volte riesco a ricevere la traduzione scritta e completa di questi audio grazie ai miei compagni che fanno di tutto per rendermi partecipe e grazie alla mia insegnante di sostegno. Eppure vorrei tanto ricevere le comunicazioni per iscritto direttamente dai professori. Non mollerò mai perché so che farò valere i miei diritti. E perché so che il mio obiettivo è essere una brava studentessa nonostante gli ostacoli scoraggianti. Come me, molti altri sordi stanno lottando. E si sa che l'unione fa la forza e che quindi uniti vinceremo. Sono tanti gli ostacoli imposti a noi sordi. Abbattiamo insieme le barriere della comunicazione. Grazie.